Buon pomeriggio a tutti, buona domenica. Sono le 5 in punto, direi, del 23 settembre. Benvenuti alla mia diretta Facebook. Come al solito, i convenevoli iniziali, la preghiera di pigiare sulla freccetta condividi in modo tale da poter invitare quante più persone possibili a questa diretta. E naturalmente potete però condividere anche il video che resterà dopo la diretta, nel caso appunto non foste online in questo momento. Lo trovate sulla pagina Facebook, lo trovate sul canale YouTube e naturalmente sul mio sito ivanscalfarotto.it. Vi dico subito che domani, ahimè, non riuscirò a essere in diretta perché sono in viaggio tra Milano e Roma con soste intermedie, riunioni varie, per cui non riuscirò a essere online. Ci sarò senz'altro martedì, probabilmente nel pomeriggio dopo le 14:30, 15, ma insomma vi farò sapere esattamente anche a seconda di quelli che saranno gli impegni parlamentari della settimana. Comunque l'appuntamento è a martedì pomeriggio, restate diciamo sintonizzati per sapere esattamente quando. Che cosa volevo discutere con voi quest'oggi, in questo pomeriggio di domenica ancora estiva, nonostante il calendario? Naturalmente ancora della vicenda Casalino, ne avevamo già parlato ieri, di questo sorta di fuori, questa specie di fuori onda che sia stato fatto uscire consapevolmente o inconsapevolmente, a me pare abbastanza irrilevante. Il messaggio è che diciamo, il Movimento 5 Stelle è nella persona poi di Rocco Casalino, che è un pochino l'uomo forte, viene definito portavoce, ma in realtà sappiamo benissimo che è l'ufficiale di collegamento tra la Casaleggio e Palazzo Chigi. Casaleggio, che tra l'altro mi risulta aver occupato un intero piano di Palazzo Chigi. Noi abbiamo un'azienda privata, una società a responsabilità limitata, che sostanzialmente ha spostato parte dei suoi uffici dentro la presidenza del Consiglio, che già a me questa sembra una cosa completamente fuori di cervello. Neanche Berlusconi aveva osato fare una cosa del genere. Invece abbiamo appunto questa sorta di ufficiale di controllo del presidente del Consiglio, che è appunto Rocco Casalino, che sostanzialmente ci ha detto che se non si trovano questi 10 miliardi del C, come ha detto lui, nel 2019 il Movimento 5 Stelle passerà il suo tempo a fare delle epurazioni, delle notti dei lunghi coltelli, ha detto una cosa del genere, perché insomma bisogna trovare questi 10 miliardi. Quello che dicevo ieri e che ripeto oggi è che questo, oltre a mostrare un'arroganza infinita, anche una violenza verbale, un comportamento che è lontanissimo da quello di coloro che avevano promesso di portare i cittadini, la trasparenza, è una forma arrogante di occupazione del potere della peggior specie. Lo vediamo anche con quello che stanno per fare in Rai con la nomina di Marcello Foa, l'accordo tra 5 Stelle, Lega e Berlusconi, incuranti del fatto che il Parlamento già una volta ha bocciato questa candidatura, quindi proprio un atteggiamento assolutamente arrogante della peggior specie. Ma l'impressione poi che soprattutto prevale è che si stia cercando sostanzialmente un capro espiatorio, cioè si stia cercando una scusa, un qualcuno a cui addebitare le colpe del fallimento che 5 Stelle inesorabilmente si troverà a fronteggiare quando dovranno fare la manovra finanziaria. Abbiamo tutti perfettamente capito, e finalmente penso lo abbiano capito anche quelli del Movimento 5 Stelle, che governare non significa agitare una bacchetta magica e quindi poter produrre effetti fantasmagorici indipendentemente dalle condizioni date, cioè dalle condizioni nelle quali ci si trova a dover governare. Purtroppo l'attività di governo è un'attività estremamente pesante che non può mai prescindere da quelle che sono appunto le condizioni date. Tu devi fare il meglio per il tuo paese nella situazione in cui ti trovi. E la situazione in cui ci troviamo, una situazione che conosciamo, è quella di uno dei paesi più indebitati del mondo. C'è da dire che il debito pubblico negli ultimi 4 anni con i nostri governi è stato stabilizzato, non è più salito, si aggira intorno al 131% del nostro prodotto interno lordo, ma ancora non scende quanto dovrebbe, e quindi non si può spendere in deficit. Perché il rischio che gli interessi sul nostro debito salgano e salgano di molto è notevole. E quindi quello che si deve fare era, come diceva Piercarlo Paduan nella scorsa legislatura, è percorrere un sentiero stretto, cioè cercare risorse e individuare quelle priorità, le più importanti, che possono servire a rilanciare i consumi, a rilanciare gli investimenti, come abbiamo tentato di fare noi. È evidente che dover trovare i soldi per bloccare le clausole di salvaguardia e l'aumento dell'IVA, parliamo di 12-13 miliardi, per
più i soldi per la spesa per maggiori interessi dovuto allo spread che è salito negli ultimi mesi a seguito delle intemperanze verbali, quantomeno del governo, che sono ancora forse altri 4 miliardi. E aggiungere poi i soldi per il reddito di cittadinanza, per la flat tax, per abrogare la legge Fornero, quindi rivedere i parametri per i pensionamenti, è chiaramente una sorta di sogno, come dire, che non è possibile realizzare. E quindi che cosa fa il Movimento 5 Stelle? Si sta attrezzando, quindi la colpa sarà dell'Europa, la colpa sarà dei tecnici del MEF o di chissà chi altri. La verità è che il reperimento delle risorse è una scelta del tutto politica, cioè non è una scelta dei tecnici del MEF. I tecnici del MEF, diciamo, redigono i documenti contabili e poi devono essere i politici a fare delle scelte, a dire sulla base delle risorse che abbiamo disponibili, quelle che possiamo avere. Aumentando le tasse o riducendo le spese, insomma, le risorse che riusciamo a liberare o facendo accordi con l'Europa che non ci conteggi particolari spese all'interno del nostro deficit. Allora, se noi riusciamo a far questo, poi la scelta politica è quella di scegliere di stabilire delle priorità e quindi dire quali sono le cose che vanno fatte prima e quelle che vanno fatte dopo. Questa è semplicemente la politica. E quindi il Movimento 5 Stelle in realtà dimostra una insipienza, un'incapacità, una impossibilità di decidere. Sono lì con le loro ricette miracolistiche con le quali hanno abbindolato purtroppo milioni di italiani, ma la verità è che ora si stanno scontrando con la nuda realtà e, non sapendo cosa fare, il buon casalino si premunisce individuando appunto capri espiatori e colpevoli che non hanno nessuna colpa. Gli unici che hanno colpa o responsabilità sono le persone che pro tempore governano. Siete al governo oggi, tra l'altro non basta neanche dire la colpa è del PD, perché ormai al governo ci siete voi, ci sono loro. Fate quello che dovete, cioè dovete governare il paese. Tanto per dirne una, Genova dispersa, desaparecida, non si sa più niente del ponte, non si sa del commissario, non si sa della revoca delle concessioni. Ricordate che il ponte a Genova è caduto il 14 di agosto, siamo al 23 di settembre e non è stata presa una decisione che sia una, nessuna, nessuna. Questo è il governo del Movimento 5 Stelle e della Lega, un governo sostanzialmente paralizzato e incapace di governare il paese. Tutto questo, io penso, non potrà durare troppo a lungo. Sempre nel chiedervi di condividere la diretta, passerei a un altro argomento che poi non è lontanissimo e che ha a che fare con un articolo che è uscito sulla stampa quest'oggi che mi ha molto colpito. Devo dire, ha richiamato la mia attenzione la mia collega Alessia Morani, una mia bravissima collega deputata. Ed è un retroscena pubblicato dalla stampa nel quale si dice che all'interno del Movimento 5 Stelle ci sarebbe una crescente, diciamo, disaffezione, insoddisfazione nei confronti della ministra Giulia Grillo, che, come sapete, è la ministra della Salute. Recentemente si è dimesso il suo capo di gabinetto, il suo portavoce, ci sono stati tutti i problemi che conoscete rispetto ai vaccini, alle norme del decreto milleproroghe, alla marcia indietro, appunto sull'obbligo vaccinale e così via. Ma quello che colpisce è che in questo articolo, in modo molto piano, in modo molto così esplicito, si dice che uno dei problemi o delle colpe, tra virgolette, che sarebbero addebitate a Giulia Grillo è di essere incinta. E che quindi il Movimento 5 Stelle sarebbe preoccupatissimo perché a un certo punto la Giulia Grillo dovrà partorire e quindi non sarà in ufficio, e quindi stanno pensando sostanzialmente di fare una sorta di upgrading, una sorta di promozione del sottosegretario alla salute, che era quello che Di Maio avrebbe voluto ministro quando fece la famosa presentazione dei ministri del governo 5 Stelle, e quindi sarebbe una sorta di uscita soft in modo tale da non dover sopportare questo problema della maternità di Giulia Grillo. Ora, voglio dire, che donne che fanno lavori importanti possano restare incinte, avere dei figli, compresa la politica, ormai è una cosa fuori discussione, è successo in molti paesi. Ricordo che nel nostro governo, nel governo Renzi, ebbero bambini sia Marianna Madia che Beatrice Lorenzin, le quali restarono al loro posto in modo assolutamente tranquillo, a dimostrazione che non c'è scritto da nessuna parte che una donna non possa accedere alle più importanti cariche dello Stato o all'interno di aziende, di istituzioni finanziarie o quant'altro. Sembrava come dire, una conquista ormai scontata e chiara, invece torniamo indietro anche su questo. Quest'Italia del mulino bianco, quest'Italia rurale della campagna, l'Italia che chiude i negozi la domenica, che ha paura del mondo, che si chiude in se stessa.
ci sta facendo evidentemente, ci fa fare evidentemente dei passi indietro anche per quello che riguarda cose che davamo ormai per scontate, come appunto che si potesse essere donne, essere incinte, avere un lavoro importante, avere il proprio bambino e conciliare il lavoro con diciamo la propria vita privata. E invece ecco che il Movimento 5 Stelle ci fa sapere che invece questo è tornato ad essere un problema, quindi che le mogli e le donne stiano in casa, facciano i bambini, perché quello, diciamoci la verità, è quello che devono fare. Io non sono stupito. Dovete sapere che una delle cose che mi ha sempre molto incuriosito è che il Movimento 5 Stelle ha eletto centinaia di parlamentari, ma misteriosamente, per esempio, nessuno pare appartenere alla comunità LGBT. Quindi sono tutti eterosessuali, nel Movimento 5 Stelle, anche se sono svariate centinaia tra legislatura precedente e questa legislatura, nessuno ha sentito il suo, diciamo, il bisogno di fare coming out e di condividere una, condizione, quella di persona LGBT, che è una. Anche una situazione, diciamo, politica. Io certamente non mi occupo soltanto di quello, ma il fatto di essere gay ha impresso anche una direzione alla mia carriera politica, una sensibilità rispetto a certe tematiche che mi hanno fatto impegnare su alcune battaglie fondamentali che considero parte della mia vita politica. Eppure dal Movimento 5 Stelle non c'è mai nessun appoggio e mai nessun supporto da quel lato, e mai neanche nessuno che appunto si identifichi, si senta appunto appartenere alla mia comunità. Ora, se questo succedesse in un partito di destra o di estrema destra classica, questo sarebbe scontato, però quando succede in un partito che sostiene di non essere né di destra né di sinistra, in realtà lascia qualche perplessità e mi fa sempre più convincere che in realtà il Movimento 5 Stelle sia comunque un partito di destra, e appunto, come dico spesso, di estrema destra, di un'estrema destra di questo secolo, magari che non si richiama direttamente agli schemi diciamo, delle estreme destre dello scorso secolo, ma il fatto che le persone evidentemente non si sentano a proprio agio, non si sentano, come dire, tranquille a poter rivelare del proprio orientamento sessuale, mi fa pensare che evidentemente in quel gruppo la cultura dominante è una cultura che non è per niente inclusiva e per niente aperta a questo tipo di cose. E quindi lo stigma su Giulia Grillo, che sta per avere un bambino e quindi deve essere rimossa dalla sua posizione, devo dire, fa proprio il paio con quello che dicevo delle persone LGBT che sembra non esistere nel Movimento 5 Stelle, dal senso proprio di una cultura dominante retriva, retrograda, chiusa, in realtà per niente aperta alle differenze, alla pluralità di culture. Quello, come dico sempre, è un partito monolitico. So che Roberto Speranza recentemente in un evento pubblico ha detto che loro a MDP tengono via una tessera per Roberto Fico, e mi dispiace dire che Roberto Speranza dimostra di non aver capito niente del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è un partito assolutamente stalinista, dove non è prevista l'autonomia di pensiero né un genuino dibattito sulle idee. Chi la pensa diversamente viene espulso e linciato sul web, come è successo a Pizzarotti, a Favia, alla Casa Matis a Genova e a molti altri. Roberto Fico fa una parte in commedia, ma è chiaramente del tutto assimilabile a Di Battista o a Di Maio. Perché sono tutti perfettamente allineati a Casaleggio. Infatti, Fico era ospite da Giorgia Meloni e ha subito detto che lui non è assolutamente di sinistra, non si sente tale, e che quindi chi dovesse aver pensato una cosa del genere avrebbe preso un abbaglio. E a proposito di destra e di sinistra, fatemi dire l'ultima cosa, chiedendovi sempre di condividere questo video e questa diretta, solamente due parole in coda, ma voglio dirle perché sono importanti, sull'attacco fascista di Casa Pound a una manifestazione antirazzista che si teneva a Bari, più di 30 fermati di Casa Pound, questo sempre per dare il senso di quanto certi sentimenti deteriori che stanno nella pancia del paese sono stati e vengono sempre più legittimati e si sentono sempre più liberi di uscire. Manifestazione antirazzista, ci sono state botte, violenze, ripeto, 30 persone fermate, un assistente parlamentare di una europarlamentare di Potere al Popolo con appunto costretto ad andare in ospedale ad avere dei punti di sutura, veramente una bruttissima aria, ed è chiaro che c'è una responsabilità morale in capo a qualcuno, perché è evidente che questo modo di fare, questo modo di sentire, queste posizioni politiche che sono vietate nel nostro paese perché noi abbiamo portato le ferite del fascismo
nel secolo scorso con la dittatura, il ventennio, la guerra disastrosa alla quale il fascismo ci condusse, ebbene quelle che erano cose che magari restavano sotto traccia e che non era bene mostrare in società si stanno, come dire, ringalluzzendo, stanno recuperando forza e orgoglio di sé. Questo assolutamente non va bene. Quando dico che dobbiamo recuperare tutti il nostro impegno politico, non soltanto noi che stiamo nelle istituzioni, ma anche voi cittadini che non siete nelle istituzioni, che fate, diciamo, altri lavori, altre cose, ma che avete passione politica, io penso che quando questi sentimenti tornano a galla è il caso di tornare a rimpegnarci tutti singolarmente, individualmente, perché quello che è in gioco sono i valori più profondi della nostra democrazia e della nostra libertà. Io mi fermo qui, sono esattamente le 17:15, sono stato nei tempi previsti. Come ho detto, domani non ci vedremo, ahimè, ma ci vediamo martedì pomeriggio, più o meno a quest'ora nella giornata di martedì, vi farò sapere quando. Nel frattempo, come al solito, potete guardare questo video se non siete riusciti a essere con me in diretta, perché resta sul sito ivanscalfarotto.it, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook. Vi auguro un'ottima domenica sera con i vostri cari e naturalmente un'eccellente settimana. Ciao e a presto!